Adesso avrebbe partito l'ambulanza,
distribuiremo un piccolo giro. Io metto con la mia ansia nella realtà dove va, ho risposto dove aspetta, degli copri. Comunque avverrà per questa simulazione, da quando è cominciata l'operazione, dal primo soccorso in mare, alla segnalazione, alla chiamata, ai sommozzatori, intervento ai sommozzatori, poi al personale della Lagos, intervenuto prontamente. Ed ecco adesso il momento in cui mi è capitato, la vittima viene caricata sull'elicottero. Thank you.
nazionale che aveva arrivato sulla zona di valuta le condizioni del sinistro, le condizioni dei pazienti che sono più di uno, quindi sicuramente provvederà a richiedere rinforzi adeguati per questo caso complicato, perché anche noi assistiamo adesso ai fermi qua per la prima simulazione, purtroppo che è stato tutti i giorni dove noi possiamo sentire due ambulanze, tutta la maglia, le due qua. Thank you.
No, ma stai, guarda, è sempre quello, su, No, vabbè. Valutando i parametri di danno, prima che mi pare sia cosciente, quindi viene subito come prima operazione, con una signora Barella che serve per prendere la vista dal luogo dove ha avuto l'incidente senza neanche toccarla, perché molte volte prendendola di peso possono causare danni gravi. Quindi quando mi guardo sui momenti, quando ci sono delle fratture, si usa questa barella speciale che si apre e poi si chiude sotto la vittima senza che questa venga toccata. E quindi evitando ulteriori danni. Sono operazioni facili perché sono abili dai nostri operatori. Abbiamo assistito a tre operazioni differenti nel pomeriggio, ma la casistica proprio clinica che sono i più frequenti durante questi mesi estivi vado insieme. Ecco, facciamo, facciamo spazio, facciamo il soccorso a clinica. Bene, buon agio per gli operatori. Viene a, la paziente viene in pratica detto così. Molto semplice per me da capire, viene valutata la situazione, viene riscontrato la doppia frattura del braccio destro e della gamba destra, si procederà all'immobilizzazione delle due armi tramite delle strutture specifici. Si sta avendo in questo momento l'utilizzazione. Nel frattempo dopo che la barella è stata sganciata e permettere l'utilizzo del materassino. Gonfiato il bersaglio adesso. Prima verranno controllata la pressione arteriosa. Contemporaneamente vengono indicate eventuali escoriazioni riportate dal che lì c'è un protocollo rigido, no? Certo, c'è un protocollo rigido che prevede innanzitutto la valutazione dei parametri vitali. Una volta stabilito che la paziente è cosciente, quindi respira, c'è il suo compito preciso, sì, ognuno ha il suo compito, ovviamente importante e fondamentale in questo caso. Fondamentale perché ognuno sa quello che deve fare, evitano così di sovrapporsi con l'operazione. Ecco, vedete, in questo momento viene immobilizzato l'arco superiore. Gli attimi concitati è importante per coordinare. Ed è importante farli nella
massima, con la massima calma, anche se molte volte noi arriviamo sugli incidenti e gli astanti, i presenti sono presi dal panico, giustamente dico io, no? E quindi fanno fretta e muovetevi, e le solite cose che sentiamo ad ogni intervento, ma la calma è la cosa più importante, che gli operatori possano lavorare in santa pace. Quanto consiglio del campo in competitiva stasera? Certo, chi assiste a queste scene deve cercare di lasciare lasciare lavorare gli operatori, che in questo caso hanno bisogno della massima calma e concentrazione. Ecco, vedete, adesso il materasso viene fatto aderire al corpo della vittima in modo da poterla immobilizzare in maniera perfetta, in modo che durante il trasporto lei non provi dolore, e quindi non si muova, in modo che non vengono provocati ulteriori danni. Una volta stretto con le cinghie del assassino, fatto aderire perfettamente al corpo, viene si procede al gonfiaggio dello stesso. Ma si può, per un'unica cosa, si fondono in questo modo? Sì, perché all'interno c'è un materiale speciale che una volta a contatto con l'aria si indurisce, diventa rigido, quindi una specie di imbragatura di immobilizzazione, diciamo, rigida, come per usare un termine che conosciamo, l'ingessatura degli altri. In questo modo la patente può essere già sollevata e posta sulla barella. Vedete, il materassino rimane rigido e quindi un movimento anche del corpo è importante, perché sono le fratture. La paziente rimane immobile, in ogni caso dopo questa operazione viene messa sulla barella e in pratica il primo soccorso si conclude qua. Perfetto, adesso c'è la cronica operazione di caricamento sull'ambulanza, e in questo caso il soccorso è stato fatto alla perfezione, in maniera che le conseguenze non siano ancora più gravi per la malcapitata. Perfetto, è andato bene anche questo intervento, e adesso via caricamento e poi verso il più vicino l'ospedale. Ecco qui, ovviamente le raccomandazioni non sono mai abbastanza, raccomandiamo, perché ognuno di noi ha un compito specifico, anche solo siamo abbiamo la missione di quello che capita, no? Se abbiamo una scena, un incidente, un sinistro, la collaborazione nostra, anche se laterale, è sempre molto importante, non esercitare pressioni sui soccorritori, non si danno questo o quell'altro perché non lo sanno cosa fare. C'è un copione, un patrimonio rigido, che sono ben preparati e anche protetti, quindi prepariamoci ad un'estate di collaborazione, anche noi. Bene, questa è la terza e ultima operazione alla quale abbiamo assistito. Noi ringraziamo per questa giornata, la giornata del volontariato. Abbiamo cominciato questa mattina con il convegno, con... Grazie a tutti e buona serata. Viva la Lados!